Buongiorno, abbiamo voluto fortemente questa conferenza stampa decisa già da alcuni giorni perché penso sia necessario fare un po' di chiarezza su tante cose, soprattutto sul ruolo che ha avuto questa città con il suo popolo, con le sue persone, con le sue donne, i suoi uomini, perché anche questo evento possa essere un successo. Chiaramente i bilanci si fanno alla fine, ma un bilancio lo possiamo fare già adesso. Partirei però da una premessa necessaria anche in relazione a quello che è accaduto nelle ultime ore. Noi, nonostante tutto quello che può accadere intorno a questa vicenda, la direttiva che ho sempre dato e sulla quale lavoriamo è che noi garantiamo il massimo di supporto, perché nessuno mai si può consentire di danneggiare l'immagine della nostra città. Quindi questo è un evento della città, si chiama Universiade Napoli 2019, è stata scelta Napoli e quindi Napoli deve fare una gran bella figura. E quindi noi anche in queste ore, dove la città ha subito, come è evidente a tutti, una grave violazione dei canoni di correttezza diplomatico-istituzionale, noi andiamo avanti come sempre più determinati che mai. E allora oggi è il momento che si rimette un po' a posto la storia, che altrimenti noi leggiamo veleni, leggiamo tossine, leggiamo anche analisi completamente di parte su questo evento. Allora è opportuno che alla presenza della stampa, dei consiglieri comunali, dei cittadini, del popolo, delle telecamere, come sempre le parole hanno una forza maggiore di chi interpreta le nostre parole, e soprattutto le nostre parole sono fondate sui fatti, ovviamente documentabili. Forse la prima cosa che farei a 24 ore da un evento così importante è andare a comprendere il verbale di Palazzo Chigi di esattamente un anno fa, per farvi capire che cos'è la potenza di Napoli e che cose sono le chiacchiere sulla città. Nella cabina di regia di un anno fa, presieduta dal sottosegretario Giorgetti, che ha la delega allo sport, si doveva decidere, dopo mesi e mesi e mesi di confusioni, parole, poi ci ritornerò sulle scelte che sono state fatte, si doveva decidere se ad appena un anno dalle Universiadi, anzi meno, questa città era in grado di poterle ospitare, perché poi le Universiadi erano state scelte un po' di tempo fa, e poi ci ritorno perché è stata scelta Napoli. Ma io ricordo, e vorrei per la verità, perché siccome leggo tante cose, che magari, siccome parlo a dei giornalisti molto attenti, se qualcuno dubita delle nostre parole si può andare a prendere i verbali, perché per fortuna ci sono i verbali. In quella seduta devo dire che sia il governo nazionale che il governo regionale, e devo dire fino anche il CONI, erano venuti con un'idea oscillante tra l'annullamento e il rinvio. Questo era il quadro col quale ci sono presentati, devo dire anche argomentato, immaginatevi, parlavamo col governo nazionale, col governo regionale e con il CONI che doveva organizzare l'evento. Cioè il quadro era, purtroppo è passato tanto tempo, la città di Napoli, per quanto capace, non potrà mai essere in grado di fare l'evento Universiade di Napoli 2019. Loro hanno parlato prima di me, cioè quindi questo era lo scenario. Io presi la parola, c'era presente anche l'assessore Borrello, il capo di gabinetto, la nostra delegazione, e dissi: guardate, io mi sento di poter dire che Napoli si farà trovare pronta per il 3 luglio, quindi sto tornando un anno indietro e oggi stiamo qua. Dissi perché conosco la mia città, conosco la capacità encomiabile della nostra città di raggiungere degli obiettivi quando ci crede. E ricordo anche, ci fu una battuta, se non erro fu proprio il sottosegretario Giorgetti, che insomma, sì, prendendo per buone le parole del sindaco di Napoli, che magari persona dotata, non so, di follia, di passione, giustamente magari dal canto suo lo posso anche comprendere, quindi non faccio una polemica, non era molto convinto e persuaso. Mi chiese se volessi lasciare un po' del mio sangue
sul tavolo di Palazzo Chigi a dimostrazione dell'impegno che prendevo per il fatto che la città ce la potesse fare. Io ho detto: guarda, puoi prenderti pure un poco di sangue, io sono convinto che noi ce la facciamo. Devo ringraziare la FISU perché intervenne a sostegno. La FISU disse: ma com'è possibile? Stiamo parlando dell'Italia, la nazione dello sport, stiamo parlando di Napoli che noi abbiamo fortemente voluto e voi venite qua a dirci che bisogna annullare o rinviare. Insomma, io dissi: guardate, per me si deve fare, se non si fa vi assumete la responsabilità, io chiaramente metterò in campo tutta la mia energia politica e istituzionale per dire che questa cosa non si è voluta fare a Napoli, perché a Napoli non ci credono. Quando io mi permisi di dire al presidente Malagò, che saluto affettuosamente, quando Roma rinunciò alle Olimpiadi, dissi: presidente, ma perché non facciamo le Olimpiadi della Magna Grecia, del Sud Italia, del Mediterraneo? Pensate che affascinazione! Non ci credono, non ci credono. Se è Milano si fa subito, e io sono contentissimo, ho fatto gli auguri al mio amico Sala, quindi va benissimo, ma no, quando è il Sud non ci credono. Quindi quando io lanciai quella suggestione, noi ce la faremo, chi la guardavano per dire: vabbè, il sindaco di Napoli getta il cuore oltre lo stato. Quindi se oggi stiamo qua, io lo voglio dire con molta chiarezza, è merito esclusivo del non di Luigi De Magistris, che non c'entra nulla, delle donne, cioè non c'entra, c'entra, delle donne e gli uomini della nostra città, che poi hanno lavorato in questi mesi con, superando ostacoli sui quali ci ritornerò. Allora, la prima cosa, abbiamo fatto chiarezza, perché altrimenti noi ragioniamo sul fatto, poi lascio all'interpretazione vostra del perché avevano rinunciato, a me non sfugge, perché non sono nato ieri in politica e nelle istituzioni, che questa volontà di far crescere la nostra città non c'è, perché dal momento in cui il sindaco di Napoli dice Napoli c'è, ma in un paese normale regione e governo avrebbero detto ci siamo anche noi. Qui noi abbiamo dovuto convincere quasi facendo comprendere, e ci tolgo anche il quasi, che se avessero rinunciato a Napoli noi avremmo aperto uno scontro politico e istituzionale che non vi sfugge le dimensioni che avrebbe potuto assumere. Quindi abbiamo dovuto alzare come sempre l'asticella, parlando di sport, a livelli molto alti. Altro aspetto, vogliamo riflettere sul perché viene scelta Napoli per le Universiadi, anche perché qua se no pare solo che Napoli venga scelta perché c'è qualcuno che ha messo mano al suo portafoglio personale e ha detto: venite a Napoli perché Napoli è la città del Bengodi, è la città di Paperon de Paperoni, è la città di chi qua c'ha denari come se fosse un emirato arabo con lo sceicco che mette i soldi. Napoli viene scelto perché, da guarda caso, dal 2011, guardate con che ostacoli, anche là grazie al merito delle donne e gli uomini della nostra città, superando ostacoli che non ritorno perché altrimenti superiamo il tempo e la vostra cortesia con un caldo non da poco, però il momento è importante per fare chiarezza. Coppa America, due edizioni, Coppa Davis, Giro d'Italia, avendo, come dire, applausi, attestazioni di considerazione, cioè Napoli si è guadagnato. E Università di 2019, io non vi racconto ovviamente, poi ci sarà sempre tempo per i romanzi, per le chiacchierate, ma gli incontri surreali che ho dovuto fare quando a un certo punto sembrava che questi avevano scelto Napoli, era l'Università di Napoli 2019, si stava trasformando nelle Universiadi che si faceva in tutti i comuni della regione Campania, dopo che a Napoli non si facevano più. Fu lo stesso presidente della FISU a dire, in una riunione che potete immaginare chi era presente, disse: capiamo tutto, comprendiamo la politica, però noi abbiamo scelto Napoli. Ovviamente noi che siamo generosi abbiamo detto va benissimo, mettiamo Salerno, mettiamo Avellino, mettiamo Benevento, mettiamo va benissimo. Però anche qui non sfugge agli arguti interpreti delle cose di questo mondo del perché si volesse spostare tutto da Napoli in altri luoghi. Quindi se oggi stiamo qui ad avere, non ci ritorno, ristrutturato quasi tutti gli impianti sportivi della città, è perché ci stanno delle persone che difendono ogni giorno la città nonostante qualcuno voglia cambiare la geografia politica e magari anche la capitale. E vorrei, al capoluogo, e vorrei anche ritornare sul Collana. Anche qui
se non ci avessero ascoltato tempo fa, noi avremmo avuto il Collana a pieno titolo negli impianti. E invece anche lì la tarantella della politica che tutela solo il suo orticello ci ha fatto dire no il Collana, no il Collana, no il Collana, fin quando poi alla fine abbiamo fatto entrare anche il Collana. Quindi da questo punto di vista riteniamo che Napoli sia stata scelta per quello che Napoli sta rappresentando, e se oggi Napoli sta rappresentando un'immagine diversa dalla Napoli solamente del passato di Monnezza e Gomorra, è perché donne e uomini della nostra città hanno profondamente mutato l'immagine della nostra città. Dobbiamo ringraziare chi ha messo delle risorse pubbliche per questo evento? Certo che sì, ma nella misura corretta in cui si dice alle persone che ricoprono degli incarichi pubblici, in cui gestiscono dei fondi europei e nazionali, che devono andare alla città, ti ringrazio, ma potevi fare molto meglio. Potevi fare molto prima e non farci arrivare fino ad agosto. Potevi raccontare che non sono soldi della tua tasca e potevi soprattutto impedire una, come dire, una sorta di immagine del quasi che chi ha i soldi può tenere sotto scacco una città. Spesi anche male, consentitemelo di dire. E non parlo delle cose che abbiamo gestito noi, che sono le uniche cose sulle quali noi avremo una ricaduta in città. Pensate alla comunicazione. Cioè, noi abbiamo dei manifesti che Ceausescu sembra quasi, diciamo, un umile democratico di quartiere. E se uno va a Berlino, a Londra e a Parigi, dove avrebbe voluto vedere Napoli Università di 2019, no, io non sono un comunicatore, però tutto sommato me la cavo, perché mentre ci sta chi mette soldi per comprare anche la propaganda, perché molti di questi soldi chiaramente non vi sfugge come si stanno utilizzando, per fortuna noi siamo completamente fuori da quel tipo di gestione del denaro pubblico, noi ci occupiamo, come vedete, di impianti sportivi, di saettel, di tombini, di strade e di roba che rimane in città. Altri si occupano di propaganda. Bene, forse avere qualche manifesto in più, non dica che la faccia Ceausescu perché magari non venivano più a Napoli, però dicendo Napoli Università del 2019 a Berlino, allora invece di avere dei 20 per 6 che ci ricordano che qualcuno mette ogni giorno i soldi. Quindi noi gli daremo una targa a questa persona, gli diremo che ha messo i fondi europei, forse avrebbe dovuto, come dire, programmarli insieme agli enti locali, perché vorrei ricordare che la legge dice che i fondi europei si programmano insieme agli enti locali, non è accaduto. Quindi noi sappiamo discernere il ringraziamento che va fatto alle autorità, ma non abbiamo mai consentito a nessuno di metterci le mani in testa. E anche ieri, quando è accaduta una cosa senza precedenti, che nemmeno ai tempi di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Gigino Cesaro ed altri è mai accaduto, cioè che un evento così importante per la città venisse tenuta fuori la città, noi non abbiamo fatto mancare per un secondo tutto l'impegno, perché a noi non basta nulla. Se io ragionassi come loro, basta un pulsantino per mettere completamente in crisi tutto l'evento. Invece noi abbiamo lavorato in un'altra direzione, abbiamo alzato il livello diplomatico istituzionale e abbiamo fatto capire a tutti quanti che senza le donne e gli uomini della città di Napoli, senza il sindaco di Napoli, senza l'amministrazione e senza la città, non si muove un battito d'ali di farfalla. Quindi questo deve essere chiaro a tutti, e da questo punto di vista noi siamo convinti che questo evento sarà un successo, perché l'immagine che deve dare Napoli è che questi atleti, donne e uomini, con i loro accompagnatori e i tanti turisti, vengono in una città piena di energia, in una città piena di gente ospitale, in una città che ha sofferenze che si vedono e che non abbiamo nascosto, e quindi la nostra declinazione è Università a Napoli, città della pace, città dell'accoglienza, città della cultura, città dei giovani, città dello sport. E quindi siamo convinti che il risultato che è stato fatto è incredibile. Ma vogliamo parlare dell'immagine di ieri, che ho dovuto anche un pochino descrivere ad alcune autorità? Guardate, la declinazione di ieri, se uno leggeva le Universiadi sono merito esclusivamente dell'imitatore di Ceausescu, da una parte,
dall'altro, e questo diciamo è la declinazione, tutti i problemi che vedete in città sono colpa del sindaco. Allora vogliamo parlare della mobilità. L'ilarità con cui anche alcuni articoli vostri, di alcuni colleghi vostri, ci hanno accompagnato per mesi, no? Che il sindaco voleva trasformare la mostra d'oltremare in un campo rom. Ma ve le ricordate queste cose? Vi sembro uno, per come ci conosciamo da 8 anni, che avrebbe tollerato di trasformare la mostra d'oltremare in un campo rom? Ma insomma, ma veramente solamente una mente bacata può scrivere e raccontare cose di questo tipo. Avremmo riqualificato anche la mostra d'oltremare, l'avremmo avuto adesso come un villaggio olimpionico, avremmo avuto un luogo sicuro per gli atleti, non avremmo avuto il centro completamente congestionato. Quindi noi, le nostre donne e i nostri uomini che vedete, dalla mobilità all'infrastruttura, alla polizia municipale, alla cooperativa 25 giugno, Napoli Servizi, ANM, ASI, eccetera, eccetera, abbiamo dovuto lottare contro i problemi e contro i capricci. Contro i capricci. Guardate un poco, veramente è una cosa surreale. Ma l'abbiamo detto, lo dicemmo al questore, tutti erano d'accordo con noi, tutti. Tutte le persone di buon senso erano d'accordo con noi, ma si dovevano dare dei soldi evidentemente perché non rimanesse nulla alla città, oppure semplicemente, questo invece lo lascio alla libera interpretazione vostra, che siete dei liberi pensatori, giustamente, o che si volevano dare soldi a qualcuno, oppure che se va fuori spetta a città. Beh, è perché altre cose non le vedo. Allora noi abbiamo capito che il piano di mobilità non vi sfugge, che ci sono le esigenze di sicurezza, quindi ci hanno imposto delle corsie preferenziali particolarmente rigide. Alla fine la città quel giorno è esploso, di chi è la colpa? Le universiadi sono di De Luca e la città che non funziona è di De Maggi. Perfetto, non ci siamo fermati un attimo. Sabato pomeriggio il signore che vi sta parlando, unitamente col signore che sta a fianco a me, hanno passato tutto il sabato pomeriggio tra la questura, la prefettura, il comando della polizia municipale, con gli assessori e i dirigenti, abbiamo convinto il signor questore, che ringrazio, con cui c'è una collaborazione perfetta, anche qui ringrazio quella parte da carta stampata che ci ha voluto mettere contro il questore e il comune, quando invece non c'era nulla di tutto questo. Il questore mi ha chiamato domenica sera per dirmi: caro sindaco, stiamo lavorando davvero in perfetta sintonia in contesti complicati, abbiamo rivisto il piano traffico, e quindi anche al signore del capriccio noi gli stiamo consegnando una città, come dire, che nonostante i capricci, una cattiva comunicazione, un denaro pubblico non speso bene per alcune cose, la città risponde. Vedete, perché c'è una differenza tra chi ha un grande orgoglio di sentirsi partenopeo, di chi ama questa città, di chi ci butta il sangue ogni giorno, e di chi pensa che su ogni cosa si debba fare esclusivamente propaganda da cortile politico. Quindi noi siamo impegnati perché questo evento vada al massimo e siamo già proiettati su come dopo andranno gestiti gli impianti sportivi, perché il vero successo di questa universiade non è tanto la cometa che c'è, che passerà e che ci lascerà tante soddisfazioni, 100 televisioni che racconteranno Napoli, 128 nazioni, 8.000 atleti, decine di migliaia di collaboratori, centinaia di migliaia di turisti, ma avremo gli impianti sportivi completamente ristrutturati, che dopo saranno a disposizione dei giovani, degli atleti, degli studenti. Quindi un successo anche da questo punto di vista clamoroso. In periodi normali si sarebbe arrivato con un clima di totale concordia. Io sono invece soddisfatto che al nostro interno l'amministrazione comunale ha risposto alla grande, stanno lavorando tutti quanti bene. Mi auguro anche che terminino, perché anche qui poi succedono delle coincidenze a nostra città particolari, no? Da quando abbiamo firmato l'accordo per il prolungamento serale e notturno dalle universiadi, però anche per dopo, per sempre, in ANM, sarà il caldo, per carità, poi succedono le coincidenze, in 3 giorni, dal giorno dopo che abbiamo fatto l'accordo, stanno succedendo una serie di guasti. Va bene, quelli che provocheranno i guasti faranno la stessa fine di quello che hanno fatto, ve la ricordate, la vicenda della funicolare, quando iniziarono a sabotare la funicolare, quelli che l'hanno sabotato adesso stanno in mezzo a una strada e sono, come dire, in cerca di lavoro, perché non fanno più parte chiaramente dell'ANM.
perché poi io voglio dire alla città che se c'è un'amministrazione che salva un'azienda pubblica, ci mette i soldi, salvaguarda la dignità dei lavoratori, salva il posto di lavoro, crea le condizioni per una grande azienda pubblica, vuole però anche garantire i servizi ai cittadini, compra nuovi autobus, fa uscire i tram, stanno arrivando i nuovi treni della metropolitana, beh, sinceramente ci aspettiamo che la nostra città, non dica assai, almeno sabato sera, il venerdì sera possa avere un prolungamento, ce lo chiedono tutti, non riesco a capire perché tantissimi lavoratori lo vogliono, tantissime lavoratrici lo vogliono, c'è un grumo come al solito che si mette contro. Da chi vi mettete contro? Vi mettete contro la città, contro i napoletani e contro quell'orgoglio di cui sinceramente stiamo parlando. Quindi su questo avremo tolleranza zero. Il vice sindaco oggi ha fatto, credo sia già uscito, sta per uscire, è uscito un comunicato importante, perché noi non ci facciamo, come dire, condizionare da nessuno. È la nostra storia che lo insegna. Se qualcuno si mette contro la città e contro il nostro modo etico di operare, qualsiasi carica può ricoprire, noi non ci facciamo condizionare da nessuno. E chi mette in difficoltà servizi di rilevanza costituzionale, di interesse pubblico della nostra città, si mette contro i napoletani. Non c'è altra argomentazione, perché io invece voglio ringraziare le organizzazioni sindacali, i lavoratori e le lavoratrici che stanno facendo un grande lavoro. Vedete quello che sta facendo ASIA, Napoli Servizi, Cooperativa 25 Giugno, Polizia Municipale, Protezione Civile, LSU, dipendenti comunali, funzionari, dirigenti, impiegati, operai, il sindaco. Ma che motivo c'è? Poi sarà una coincidenza e allora mi smentirete tutti, ma siccome ho già elementi che non ci sono coincidenze, l'esposto alla magistratura sta già in preparazione, perché noi non accettiamo assolutamente cose criminali di questo tipo. Il messaggio è molto chiaro, è molto molto chiaro: non accettiamo che nessuno mortifichi la nostra città e soprattutto un diritto alla mobilità altra che ha questa città. Questa città ha sofferto troppo, stiamo soffrendo anche noi qua dentro, perché tra l'altro fanno caldo e pazza, non si riesce mai a trovare un equilibrio qua dentro tra caldo e freddo. Quindi mi fermo, perché vi vedo soffrire come sto soffrendo io. Penso sostanzialmente, apriamo magari un po' le finestre, perché no, Mimmo, fa caldo, tu stai bene perché stai così, non capire pazza. Ma stiamo parlando, sta là, abbandonanza la rete, sta bene. Grazie, sta bene. Bravo, andate qua. È peggio. E poi. Va bene, io mi fermerei sinceramente. Ringrazio la Fisu. Mi fermerei qui. Maurizio. Ringraziando alla fine tutti, compreso la stampa che ha sofferto oggi insieme a noi. Non ringrazio Mimmo, perché deve aprire la finestra, per favore. Non ti preoccupare, apri un poco che fa caldo. E dall'altro lato voglio ringraziare anche la Fisu, che ha come noi mantenuto l'impegno un anno fa. Quindi concludo questa conferenza stampa per come l'ho cominciata. Se non ci fosse stato il sostegno della Fisu, a questo punto non staremmo qua a 24 ore dall'evento. E davvero vi invito tutti a visitare i nostri impianti, che sono davvero un gioiello, con quello che è stato messo in campo. Io credo che la città di Napoli è davvero, chiudo, in 7-8 mesi, se tenete presente l'ANAC, le procedure, la burocrazia, le gare, le controgare, i permessi, Ceausescu, i problemi, la comunicazione, i capricci, un pezzo di mondo, diciamo, che non ci ama, ecco, mettiamolo in questo modo, che ogni giorno c'è. Beh, penso che, come ha detto il capo di gabinetto, ringrazio Mimmo per aver aperto e finalmente entra un po' d'aria, come ha detto il capo di gabinetto, noi abbiamo già vinto, perché adesso ci goderemo l'evento, ci vedremo anche qualche evento, ovviamente andremo in giro senza chiedere il permesso a nessuno. La nave ci dà il permesso per poter andare, quindi da questo punto di vista, come potete vedere, concludo la conferenza stampa con un sorriso e dedico questo sorriso davvero a tutti quanti, non solo agli amici ma anche ai portatori di capricci. Quindi io sarò sempre disponibile a tendere la mano a tutti, e anche il 3 tenderò la mano non solo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Camera, ai tanti ministri, tenderò la mano, come giusto che sia, anche al Presidente della Regione, ringraziandolo per quello che ha fatto
per le universiadi e soprattutto, consentitemi, ringrazierò questa città che come sempre non mi delude, perché devo dire la verità, quando ho dovuto lasciare quel po' di sangue a Palazzo Chigi, la traccia di quel pomeriggio, ovviamente io sapevo che rischiavo, questo lo sapete anche voi, perché immaginatevi solamente se oggi non ce l'avessimo fatto, se la colpa, come dire, dei capricci dell'imitatore di Ceausescu sono del sindaco di Napoli, immaginatevi un po' se arrivavamo oggi che tutto quello che le donne e gli uomini hanno fatto non si realizzava, la colpa era mia. Quindi oggi il merito è vostro, tutto ciò che non è funzionato addebitatemelo pure, che credo che sia giusto che un sindaco di Napoli si prenda la responsabilità politica delle cose che non vanno, però dicendo liberamente, come avete visto, tutte le cose che penso. Arrivederci e grazie.